Lo scorso 11 luglio 2024 è stato presentato il rapporto nazionale Invalsi 2024 alla Camera dei Deputati. Ai nostri microfoni il presidente Invalsi Roberto Ricci ha spiegato l'importanza di una rilevazione annuale della scuola. Per Ricci le rilevazioni possono servire sia per la valutazione di sistema sia per la valutazione degli apprendimenti dei singoli studenti. Ma quali sono state le criticità emerse quest'anno? Rimangono preoccupazioni legate a problemi già noti, come le grosse differenze territoriali e l'importanza del contesto socio-economico-culturale sull'apprendimento. I risultati di queste prove sono una fotografia alquanto nitida del livello dell'istruzione italiana. Cosa si può fare per il futuro? Ecco cosa ci ha detto Ricci. Parliamo della rilevazione che l'Invalsi ha fatto nel 23-24 sugli apprendimenti degli studenti nelle scuole italiane. Come ogni anno succede e come anche legittimo che sia, anche quest'anno ci sono state polemiche, c'è stato dibattito su questo, ma insomma sentiamo anche dalla viva voce di Roberto Ricci come sono andate le cose. Senti, qual è a tuo parere l'elemento più rilevante, più significativo che avete potuto mettere in evidenza quest'anno? Buongiorno a tutte e tutti, grazie per questa opportunità. Ecco, io vorrei partire dalla parte piena del bicchiere e l'elemento secondo me che emerge con più rilevanza in questa nell'edizione 2024 sono i segnali di ripresa, ossia l'inversione di tendenza rispetto a quello che avevamo osservato negli ultimi anni, cioè risultati in calo o comunque che non si muovevano verso la direzione del pre-pandemia. Osserviamo invece in alcuni gradi scolastici, in particolare alla fine della scuola di secondaria e di secondo grado, questi movimenti, e questo senza dubbio è un elemento importante. Un altro elemento importante che io osservo è il costante incremento degli esiti di inglese. E questo poi ci porterebbe anche a fare considerazioni più ampie del ruolo positivo di collaborazione che possono avere delle rilevazioni standardizzate nel porre l'attenzione della scuola sull'apprendimento di determinati ambiti disciplinari come per esempio l'inglese a partire dalla scuola primaria, quindi non solo nei gradi scolastici più alti. Poi ci sono ovviamente anche degli elementi di preoccupazione, che sono aspetti che avevamo già rilevato nel passato, ossia le grandi differenze territoriali e il peso del contesto socio-economico-culturale sono elementi che già sapevamo, ma è l'entità di questi problemi che ci deve preoccupare, che non ci deve mai portare ad abbassare la guardia. Un elemento nuovo, o se proprio non nuovo, che è emerso con maggiore forza è il tema dell'insegnamento e dell'apprendimento della matematica già a partire dal ciclo primario, ossia per quanto i risultati siano in miglioramento, esistono delle differenze molto più accentuate nell'apprendimento della matematica, per esempio tra i territori, di quanto non esistono nelle altre discipline. Ecco, credo che questo chiami un po' tutti, scuole, Invalsi, ma anche l'Accademia nella formazione dei docenti sull'insegnamento della matematica. Senti, una domanda di carattere più strategico, se vogliamo, ma le rilevazioni Invalsi, per loro natura e anche per, come dire, proprio per la definizione stessa anche delle prove, dovrebbero servire a valutare in che misura le riforme che si fanno nella scuola servono o non servono, no? Cioè i dati Invalsi dovrebbero servire al decisore politico per capire se si sta andando nella direzione giusta. Ecco, ma quanto tempo ci vuole però per capire se una misura politica ha dato dei risultati buoni? Perché qui mi sembra che alle volte succede che dopo aver preso alcune misure, 6 mesi dopo, un anno dopo, si dica già, ecco, come vedete, quello che abbiamo fatto è servito. Mi sembra che forse 6 mesi, un anno, ma probabilmente anche 2 anni, sono un tempo un po' troppo.
tempo breve per capire se una decisione politica è servita. Come stanno le cose? Ecco, sicuramente per valutare in senso proprio, come posso dire, l'efficacia, potremmo dire addirittura l'impatto di politiche, servono tempi più lunghi. Qui però credo che sia importante fare anche alcune considerazioni che, se vogliamo, sono di buon senso, che ancora una volta devono poi trovare un riscontro tecnico-scientifico, esattamente come avviene in tutte le scienze, nella medicina e così via. Cioè, prima di poter dire che un paziente è guarito, servono ripetute misure che ci portino a concludere che quel problema è stato risolto. È però, d'altro canto, vero che anche le misure parziali ci danno un'idea se la direzione giusta, se la direzione intrapresa è quella giusta. Ecco, io credo che il buon senso e anche, come posso dire, le evidenze empiriche e scientifiche ci dicono che prima di poter concludere che una politica, un'azione sia stata efficace, servono tempo medio lunghi, perché poi il vero obiettivo di una politica, almeno che non sia di quello di risolvere un problema estremamente contingente, è il medio-lungo termine. Le misure annuali consentono di capire se ci si sta muovendo in una direzione o in un'altra. Poi, ovviamente, sono le decisioni che devono scegliere, seguire, che richiedono la scelta di, come posso dire, gli atteggiamenti e le azioni più corrette. Senti, voi da un po' di anni state utilizzando anche il concetto, diciamo, di dispersione implicita. C'è chi sostiene che questo costrutto però non ha una solida base scientifica, e lo sostengono pedagogisti, docimologi, insomma, non persone qualsiasi. Qual è la tua opinione in proposito? Cioè, voi pensate che appunto la dispersione implicita sia davvero un dato significativo a livello anche scientifico? Io personalmente ritengo di sì e ringrazio per questa domanda perché mi consente di fare alcune valutazioni. Qualsiasi dibattito, approfondimento ci sia sul tema, come posso dire, è parte dell'obiettivo che noi ci ponevamo. Cosa posso dire? Se l'approfondimento, la ricerca dovesse mettere in luce la necessità di cambiare in parte direzione, per me già questo sarebbe un risultato, perché qual è l'obiettivo che noi ci siamo posti nel 2019? Avere una misura, cosa che onestamente ci guardano con ammirazione tutti i paesi, e mi sembra che un'altra volta valga il vecchio principio Nemo profeta in patria, ma avere una misura, penso a tutti i sistemi dell'Europa continentale, dove si è presa la direzione, che siamo tutti anche piuttosto convinti di questo, e di dare un valore legale al titolo di studio. E questo è un valore che gli ordinamenti si sono dati, ma allora immediatamente si pone il tema di verificare che il contenuto di quel titolo di studio sia realmente consistente, coerente, chiedo scusa, almeno con i traguardi fondamentali che l'ordinamento si pone. Ecco, allora avere una misura di questo credo che sia importante. Perché noi l'abbiamo chiamata dispersione implicita? Perché abbiamo voluto richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sul fatto che ci sono studenti e studentesse, più studenti che studentesse in realtà, che conseguono sì il diploma e hanno però livelli di apprendimento, per come essi possono essere misurati attraverso delle misurazioni standardizzate, paragonabili a quelle attese dopo la terza secondaria di primo grado, terza media per intenderci. E quindi dal punto di vista degli apprendimenti di base non sono molto diversi dai dispersi in senso proprio. E vorrei chiarire anche quel concetto di implicita. Perché se noi non focalizziamo l'attenzione su questo aspetto, questi allievi, che quest'anno erano 6,6%, ottimo risultato rispetto all'8,7% del 2023, sono totalmente fuori dal radar. Perché rispetto come posso dire, alla mano pubblica,
questi giovani hanno conseguito il diploma e quindi non sono, come dire, oggetto di interventi a supporto, o quantomeno richiederebbero delle indagini molto accurate e molto costose, peraltro, non solo in termini finanziari, ma anche di sforzi. Quindi io credo sinceramente che il dibattito scientifico sia molto molto importante e da questo auspico che ne escano dei miglioramenti. Io, come dire, gradirei tantissimo che oltre alla giustissima, legittima, appropriata pars tenstruens ci fosse anche quella construens, cioè di dire, bene, forse questa non è la misura più adeguata per misurare questa forma di fragilità. E allora proponiamo quest'altra. Ecco, io credo che serva un pochino questo, perché se mi posso permettere, le rilevazioni, i dati, in generale le indagini di tipo scientifico, a mio modo di vedere, servono se e solo se ci aiutano a mettere in luce ciò che altrimenti non si vedrebbe o si farebbe fatica a vedere. Ecco, questo 6,6%, e adesso faccio i conti a mente qui in con te, spero di non sbagliare l'aritmetica, ma se sono circa mal contati 500.000 ragazzi e ragazze che hanno fatto l'esame di maturità, il 6%, 6 per 5 fatte, sono 30.000 giovani. 30.000 è un numero enorme. Enorme, e non possiamo, perché magari stiamo discutendo se è più appropriato questo o quella definizione, e fin tanto che non abbiamo la definizione perfetta, non occuparci di loro. Ne abbiamo una migliore? Bene, usiamola, ma intanto diciamo che da questa prima misura noi abbiamo più di 30.000 ragazzi e ragazze con il diploma fuori dal radar e molto fragili. Ecco perché, per me, per questa ragione è molto importante il concetto di dispersione implicita. Senti, veniamo ad un'altra questione che ritorna molto spesso, cioè l'obiettivo delle rilevazioni. Fino a non molto tempo fa si diceva che le rilevazioni devono servire per avere dati su grande scala. Ultimamente, però, le prove INVALSI vengono utilizzate anche per valutare il singolo studente. No, addirittura si sta parlando anche di inserire il risultato delle prove INVALSI nel curriculum dello studente. E c'è chi dice che, attenzione, perché le prove che si possono utilizzare per valutare il singolo studente devono essere diverse dalle prove che si possono usare per altri scopi. Quindi si sta facendo un po' un pasticcio. Qual è la tua risposta a questa obiezione? L'obiezione è molto importante e credo che meriti una risposta su due piani. C'è un piano, il primo è il tecnico-scientifico. In realtà a questa obiezione l'INVALSI ha già risposto addirittura nel 2018, quindi siamo nel 2024, 6 anni fa. Poi, come vale sempre il principio che nulla che sia umano non è migliorabile, però noi abbiamo dato già una risposta perché tecnicamente per risolvere questa istanza assolutamente fondata ci sono degli strumenti tecnici che consentono di costruire le prove con un errore di misura che permette di seguire, di realizzare due obiettivi e la valutazione di sistema e quella, come dire, centrata sull'individuo, anche se poi su questo credo sia opportuno spendere due parole di chiarimento. E noi questa soluzione, che è una soluzione consolidata in letteratura, l'abbiamo resa pubblica, cioè sul sito dell'INVALSI, già dal 2018. Quindi a volte mi chiedo, probabilmente non siamo stati sufficientemente chiari nella nostra comunicazione o non l'abbiamo messo in modo sufficientemente evidente nel nostro sito, però una risposta a questa istanza c'è e la letteratura scientifica risponde a questo, ha risposto a questo almeno da 20 anni. Quindi voglio dire, c'è una risposta tecnica.
e che noi abbiamo percorso proprio seguendo, come dire, pedissequamente, nel senso nobile però del termine, attentamente queste procedure. C'è poi un altro piano, che la decisione dello scopo delle prove non è una decisione tecnica, è una decisione non nel senso partitico, ma nel senso ampio del termine, squisitamente politica, che deve assumere chi rappresenta, chi ha questa legittimità, ossia il legislatore. E il nostro legislatore ha già risposto nel 2013 a questa istanza, quindi ben 11 anni fa, con il famoso decreto 80, dove pone il sistema delle prove come finalità non solo del miglioramento di sistema macro, ma anche micro della singola scuola. E quindi per fare questo le scuole hanno bisogno del loro dato, altrimenti prendiamo la ricerca più solida, anche questo ovviamente oggetto a volte di discussione, la ricerca PISA, che rappresenta lo standard di riferimento a livello planetario delle rilevazioni, pur avendo anch'essa dei momenti di discussione, eccetera. Le rilevazioni PISA, che riguardano solo o principalmente il decisore politico, per esempio nel caso italiano, a livello di singola scuola hanno un impatto molto molto limitato. Per quale ragione? Perché la scuola non ha alcun elemento per collegare quei dati alla sua singola realtà. Il nostro legislatore nel 2013 pone l'uso dei dati alla base del miglioramento della singola scuola, non solo delle politiche. Ecco, io credo, e dal 2013 al 2024 sono passati 11 anni, con tutti i governi e i colori politici i più diversi, ma quel tema è stato, come dire, affrontato, cioè è stato mantenuto, chiedo scusa. È necessario quindi affrontare l'aspetto non solo rimanendo, se mi posso permettere, al primo livello della discussione, ma andando a fondo della discussione, ossia ci sono soluzioni tecniche per dare questa risposta e poi, cioè per consentire questa duplice finalità, e poi è il legislatore in un regime democratico che fissa gli obiettivi e i tecnici devono cercare di eseguirli al meglio. Un'ultima domanda, guardiamo un attimo al futuro. Hai detto giustamente che tutto è perfettibile, poi qui stiamo parlando in particolare di ricerca scientifica, quindi a maggior ragione dobbiamo pensare alla perfettibilità, e perché ogni ricerca scientifica è sempre provvisoria per definizione. Ecco, tu che cosa ti aspetti dal futuro? Cioè, che cosa vorresti, cosa pensi che l'Invalsi possa fare di meglio rispetto a quanto ha fatto fin qui? E quindi come pensi che possa migliorare il vostro lavoro in modo da dare al paese risultati più attendibili, più chiari, ancora più utilizzabili rispetto a quelli di oggi? E ti ringrazio molto per questa domanda, perché io credo, ovviamente io parlo di Invalsi, che ci sia moltissima strada da fare e credo che abbiamo di fronte a noi delle sfide estremamente affascinanti e che riguardano principalmente cosa si debba intendere nei prossimi anni per valutazione. Adesso io parlo di quella standardizzata perché di questo di sistema, che è quella che ci compete, alla luce dei grandi cambiamenti che stiamo già vivendo, a volte magari con una consapevolezza limitata, determinati dall'intelligenza artificiale e dalla transizione digitale. Non possiamo immaginare in una società dove è sempre più importante non ciò che sappiamo fare, che so fare io, che sai fare tu, ma ciò che sappiamo fare insieme, tu ed io, e la valutazione poi sia una cosa totalmente staccata che poi riguarda solo il singolo e in un contesto molto tradizionale. Ecco, io credo che la sfida tecnologica
e proprio culturale sia introdurre le innovazioni dell'intelligenza artificiale nella valutazione di sistema per costruire un ponte vero tra quella che a mio giudizio è una dicotomia che ha senso solo se è una classificazione di studio, ma non di più, tra la cosiddetta valutazione sommativa e la valutazione formativa. La transizione tecnologica, digitale, soprattutto l'intelligenza artificiale, a mio modo di vedere, possono consentire, questa è una sfida veramente anche molto eccitante, mi piacerebbe avere 15 anni di meno per poterci lavorare per più tempo, unire quelli che sono due poli, a mio giudizio, artificiosi, una distinzione artificiosa tra valutazione formativa e valutazione sommativa. Ecco, io credo che l'intelligenza artificiale ci consenta di proporre forme di valutazione che lavorino nel continuum tra questi due poli e non si vedano l'uno in contrapposizione o distinto dall'altro. Ecco, io credo che questa sia una opportunità straordinaria per promuovere il miglioramento e quella transizione della scuola, a mio giudizio, che ha una sfida, ripeto, affascinante e nello stesso tempo anche da un po' da far tremare la vena ai polsi, è individuare gli elementi fondativi della nostra tradizione che devono permanere, ma in una prospettiva di innovazione. Ecco, io credo che l'Invalsi debba, io lo dico, discuto in senso positivo e propositivo sempre con i miei colleghi sollecitandoli, e in questa direzione credo che questa sia la sfida dell'Invalsi. È una sfida molto complessa, ma credo alla nostra portata. Bene, ringraziamo il presidente dell'Invalsi Roberto Ricci per questo utile contributo. Lo ringraziamo in particolare per non essersi sottratto, come avete potuto notare, anche a domande un po' urticanti, insomma. Non gli abbiamo chiesto soltanto di decantare il lavoro dell'Invalsi, ma gli abbiamo sottoposto anche alcune critiche che arrivano dal mondo della scuola, dal mondo accademico, e come avete visto, lui si è sottoposto a queste domande con grande attenzione e con grande interesse. Quindi anche di questo lo ringraziamo, perché questo è un segno che l'Invalsi vuole appunto contribuire seriamente ad affrontare anche in modo scientifico i problemi che la scuola ha davanti in questo momento. Grazie davvero. Grazie, grazie per questa opportunità.